piacerebbe dire che Chiesi oggi è un'azienda che vuole operare delle piccole trasformazioni, delle piccole rivoluzioni nel proprio settore. Un'azienda che punta a essere carbon neutral nel 2035, è un'azienda che ha fatto dell'impegno verso la comunità un punto di forza. Secondo noi bisogna che le aziende capiscano di essere parte di un sistema. Ogni parte deve contribuire all'equilibrio del sistema. Noi siamo una di queste parti. L'azienda Chiesi Farmaceutici è stata fondata da mio nonno nel 1935. Il nostro settore di intervento principale è il settore delle malattie respiratorie croniche, in particolare l'asma e la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, ma anche quello della neonatologia, in particolare le malattie dei bimbi prematuri. Più recentemente le malattie specialistiche, in particolare le malattie rare o malattie orfane. È un'azienda che è cresciuta molto nel tempo, ha iniziato fondamentalmente il percorso dell'internazionalizzazione verso la fine degli anni 90. Attualmente è un'azienda che fattura 2 miliardi di euro e ha circa 6.000 dipendenti. Questa azienda è un'azienda che affonda le sue radici nella visione di questo imprenditore, appunto, che era Giacomo Chiesi, che aveva come slogan le persone al centro. Quindi il senso del prendersi cura è un valore fondamentale che ha percorso l'azienda lungo tutta la sua storia. L'altro aspetto molto forte è quello dell'eticità, un'azienda che si è sempre distinta per un comportamento profondamente etico, a volte scomodo. E il terzo aspetto che secondo me è fondamentale proprio di questa visione che ci ha trasmesso il nostro fondatore è il tema della sobrietà. Questo è un aspetto che ci caratterizza come famiglia, ma poi ci caratterizza anche come azienda. Certamente abbiamo fatto alcune scelte difficili. Una di queste è stata di restare in Italia invece che andare verso qualche paradiso fiscale. Un'altra scelta molto difficile è stata quella di investire in ricerca e sviluppo, contando sulle nostre forze, con un'attenta strategia, pensando di fare una ricerca di qualità in settori magari di nicchia, andando sempre per piccoli passi, ma con grande determinazione e anche con dalla nostra parte una grande solidità finanziaria, perché abbiamo attraversato tutte le crisi finanziarie senza ricorrere al debito, senza ricorrere al mercato azionario. E di nuovo scelte magari scomode, che però ci hanno sicuramente permesso di raggiungere il successo che abbiamo ora. Nel 2015 abbiamo creato il Dipartimento di Responsabilità Sociale d'Impresa, abbiamo dato una governance alle decisioni. Abbiamo iniziato a cercare di misurare l'impatto delle nostre azioni. Abbiamo trovato che quello che forse era il più comprensivo, il più rigoroso di tutti, fosse il B Impact Assessment, dove B sta per benefit, che è proprio l'assessment che porta poi alla certificazione B Corp. Ci siamo resi conto, grazie appunto al mondo B Corp, che nel campo ambientale, ma in tutti gli altri campi, avevamo ampi margini di miglioramento, quindi abbiamo messo in piedi un importante piano di miglioramento che per noi è stato un vero e proprio piano strategico di sostenibilità. Abbiamo coinvolto in questo tutte le nostre filiali e questo ci ha permesso poi a giugno del 2019 di certificarci B Corp. Diventare una B Corp e una società benefit significa avere una trasparenza maggiore, essere veramente disposti a condividere i propri risultati, oppure ancora di più imparare da chi si muove meglio in certi ambiti rispetto a noi e acquisire delle pratiche di eccellenza.
Questo centro ricerca è nato una decina di anni fa, proprio a significare che noi siamo un'azienda italiana che fa ricerca in Italia. È stato creato soprattutto per facilitare l'aggregazione delle persone, per occuparsi del benessere delle persone. È un edificio all'avanguardia anche da un punto di vista energetico, è certificato essere in classe A, e proprio davanti a noi abbiamo un esempio di quello che speriamo sia un progetto della città che si chiama Chilometro Verde, cioè la creazione di un'infrastruttura verde che separa la città dall'autostrada, che è una importante fonte di inquinamento per questa città. Quindi abbiamo piantato una serie di alberi, questo già appunto 10 anni fa, e questo adesso è diventato un progetto che dovrebbe essere lungo 11 chilometri. Per me Italia che cambia è un paese che prende consapevolezza delle proprie enormi potenzialità, della bellezza della nostra cultura, oltre che della bellezza del territorio, e abbiamo sempre avuto un senso di comunità molto forte. L'Italia è uno dei paesi dove esiste il maggior numero di associazioni di volontariato al mondo. Questi fattori devono far sì che adesso ci ritroviamo in questa identità culturale e facciamo in modo di metterla a servizio di tutte le popolazioni, di tutte le persone d'Italia e del nostro meraviglioso territorio, riprendendo veramente in mano il concetto di ecologia integrale di cui parla anche Papa Francesco. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia